Allora, questo è nello stesso file della simulazione, quindi queste cose che abbiamo scritto rimangono, è proprio sotto il testo, no? Quindi se ne avete bisogno è lì. C'è un modo di fare la tabella acquisti che sarebbe accettabile per questo corso, ma che vi boccerebbero in qualunque corso di database, che è quello di farla molto più semplice di questo e avere in un'unica colonna ID del prodotto, spazio, più, meno, slash, quello che vi pare, quantità, virgola, ID del prodotto, quantità, virgola, ID del prodotto, quindi mettere un array dentro il database. Questo sarebbe accettabile in questo corso, semplificherebbe con la tabella acquisti, è terribile per un corso di database. No, non è un modo di fare un database relazionale, però contando che qui ci sono anche, contando che di nuovo uno, non è il nostro obiettivo valutare la vostra capacità di usare database. Due, avete, molti di voi già fatto un corso. Due, non tutti, ripeto, hanno fatto corsi di database, anche quello sarebbe accettabile. Quindi, al netto di spiegare come è stato fatto e perché, quindi una tabella che abbia ID utente, ordine, con dentro quantità, spazio, ID del prodotto, virgola, quantità, eccetera. Prezzo totale a quel punto, perché si può fare, data dell'ordine e basta. Questo potrebbe essere un'alternativa non elegante da un punto di vista del database, per niente elegante da un punto di vista del database, sbagliata da un punto di vista del database relazionale, ma accettabile nel corso. Se voi mai farete qualcosa sui database non relazionali, quello invece è il modo in cui i database non relazionali funzionano, mettendo cose insieme. In strutture dati all'interno praticamente del database, però sono database non relazionali quelli. Quindi questo è il compromesso di soluzione pulita sulla tabella acquisti. Ripetiamo, la soluzione più da manuale è quella di avere due tabelle, ordine e ordine storico, che sarebbe acquisti. La seconda è questo compromesso con questo codice ordine che tiene insieme l'ordine. Chiamatelo codice ordine, chiamatelo numero acquisto, chiamatelo numero ordine, è un qualcosa che tiene insieme l'ordine. Il terzo è quello di condensare, che è quello meno, ripeto, pulito da un punto di vista del database, ma accettabile ai fini di questo corso, soprattutto se non avete fatto un corso di database, è quello di avere in un'unica cella la quantità e un array con la quantità e l'ID del prodotto acquistato, dei prodotti acquistati, quindi 5, 1, 6, 2, 1, 3, 1, 4, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi condensare, ovviamente non è relazionale, non è buono da un database perché quei numeri sono numeri che voi, solo voi sviluppatori sapete cosa significano in quell'ordine. Non c'è una relazione, non c'è la semantica, sono numeri che voi sapete che il primo è la quantità e il secondo è l'ID, ma non c'è scritto da nessuna parte che questo è legato a uno specifico pezzo di software che funziona in uno specifico modo. Ok. Ora, avete la struttura del database, quello che uno potrebbe fare è creare il database vero e proprio, fare le query. Proviamo a dirci quali sono le query che ci servirebbero, partendo dall'inizio. Registrazione, che query ci servono nella registrazione dell'utente? Una prima query che controlla che l'utente sia in Per la registrazione. Sono insert. Una insert, dei dati che ci servono, che vengono richiesti dalla tabella utenti. Il login, avete un laboratorio intero sul login, quindi quelle query lì. Che in realtà è un verifico che l'utente sia nel database, verifico che la password che mi ha passato sia equivalente alla password che ho nel database. Se tutto coincide, allora gli dico va bene,
creo la sessione e quant'altro. Se non va bene, dico nome utente o password errata. Mi raccomando, sempre nome utente e o password errata, mai nome utente errato o password errata. Perché? Se no si fanno attacchi di brute force una volta che uno Se no, scopre. suggerite, se io azzecco il nome utente e sbaglio la password, so già che uno dei due campi è a posto e quindi posso solo cercare la password. Se invece ti dico nome utente, che è quello che fanno i siti, se voi provate in giro, nome utente o password errata, non sapete quale dei due è giusto. Magari il nome utente non esiste, magari esiste, ma quella non è la password, magari la password esiste, ma non è di quell'utente, questa ovviamente non potete saperlo. Però vi dà meno, o magari entrambe le cose non funzionano. Quindi entrambe le cose sono sbagliate, né utente né password. Quindi vi lascia meno, più dubbio, quindi appunto un eventuale attaccante non sa, ha una superficie d'attacco molto ampia e non sa dove indirizzare le cose. Login, vendere un articolo. Che query facciamo per vendere un articolo? Per caricare un nuovo articolo in vendita? Una insert di questi campi qua. Che query facciamo per visualizzare gli articoli caricati in vendita nella home page? Una select. Vogliamo la pagina del singolo prodotto? No. Niente pagina del singolo prodotto. Se la volessimo, che query faremmo? Del singolo con ID uguale ID del prodotto. Ok. L'utente, un carrello della spesa. Quando completate il carrello, che query faccio? Insert dove? Non ci abbiamo ordini, abbiamo acquisti. Quante query faccio? Tante quante e numero di diversi prodotti. Quindi se io ho acquistato un prodotto solo in 5 quantità farò una query, se ho acquistato 8 prodotti in qualunque quantità devo fare 8 insert. E se una fallisce? Ti piacerebbe che se una fallisse fallisse tutto, in realtà no. Se fate 8 insert separate, se la ottava fallisce, le altre 7 sono andate a buon fine. Teoricamente, cosa dovreste fare? Dovreste fare il rollback di tutte le altre sette, sì. Teoricamente. Utilizzeremo un tag unico che si aggiorna però per ogni singolo controllo praticamente. Alla fine se uno dei tanti è Sì, se volessi fare passato. così, potessi. Sì. Una Sì. transazione. Volessi fare una transazione. Che non so se avete visto la database. Sì. Però noi non l'abbiamo vista come si fa in Python, però bisogna fare una transazione in cui si mettono 8 insert e poi si chiude la transazione. Se la transazione non va a buon fine, si fa il rollback di tutta la transazione. Di nuovo, questo non è strettamente richiesto ai fini di questo corso, però è importante che se uno di noi all'esame vi chiede cosa succede se uno di questi insert non va a buon fine, ammesso che nel vostro sito vadano tutte a buon fine, ma se uno vi chiedesse che cosa succede se uno di questi 8 non è stato a buon fine, la risposta è quella che avete dato adesso. Bisognerebbe fare un rollback di tutte le sette che abbiamo fatto in precedenza. Poi, come prendiamo lo stato dei miei articoli in vendita? Come query? I miei articoli in vendita. Allora, prima il stato era quali articoli sono ancora disponibili e in che quantità e quali articoli non sono più disponibili, quindi con zero quantità. Quindi una serie su prodotti dove Dove l'ID utente è uguale al l'ID utente è uguale al tuo e la quantità è maggiore di zero per quelli disponibili e è minore o no, è uguale a zero, perché ovviamente minore non dovremmo mai capitarci. Ad avere meno due prodotti non dovremmo mai esserci, ed è uguale a zero per tutti gli altri perché non sono disponibili. La lista degli ordini. Che query facciamo per la lista degli ordini? Quella
quella la lista cronologica, quello per cui abbiamo dedicato 45 minuti alla tabella acquisti. Quella su acquisti, sì. E noi devo visualizzare tutti, quindi basa sul proprio utente, quindi select asterisco dove utente, dove di utente è uguale al mio. Ok, poi però devo raggrupparli per codice ordine. Group by il codice ordine in modo che siano insieme e poi ci serve anche la somma del prezzo dello stesso ordine all'interno del group by. E a quel punto tutto questo lo ordiniamo a una pagina HTML che visualizzerà in una tabella, lista, qualcosa, tutte queste informazioni. Ordinate per data. Stupendo. Sì, potreste farmi a group by e andare a ciclare su tutta quella roba e la somma farla Python. Potreste fare group by, ciclare su tutte quelle cose e memorizzare una struttura dati dove magari c'è un'unica data invece che 5, perché in questo caso ce ne sono 5 e anche la somma può farla Python. Siamo contenti che non ci sia questa Non ci sia, funzionalità, no? invece era Cioè non perché c'è la funzionalità trova un singolo ordine, quindi se no mi servirebbe una. Beh, in realtà se ci fosse mi servirebbe l'elenco. Mi servirebbe comunque da qualche parte l'elenco dei codici, no? Poi io clicco sul codice e recupero le informazioni del codice. Però da qualche parte una lista dei codici o una lista di nomi di ordine o di qualcosa devo averla. Sì. Quindi in ogni caso comunque. Qual qualche altra domanda? No. Il prezzo del singolo prodotto o il prezzo totale? Perché qui non c'è il prezzo totale dell'ordine, Se non si salvasse il prezzo del singolo prodotto, quindi ogni volta no? Ogni volta vuol dire che per ogni prodotto devi andare nella tabella prodotti, con una join, prendere il prodotto. Va fatta per il di prodotto e mostrare il nome, sì. Sì, ci si potrebbe ricalcolare. Di nuovo, ringraziando il fatto che non si può modificare un acquisto, un prodotto in vendita. Perché se tu potessi modificare il prezzo di un prodotto in vendita, ovviamente devi tenertelo. Però in questo caso non si può, quindi sì, si potrebbe anche togliere da qua e calcolarselo al volo. Come preferisci. Contando che ci sono comunque. Allora, io quello che vi direi è: se ci sono delle operazioni che fate unicamente nel database, allora a quel punto ha senso avere già il database che fa il suo lavoro, vi dà le informazioni e voi le visualizzate. Ma se tra le informazioni che vi dà il database e la visualizzazione dovete comunque farci di qualcosa voi, come per esempio in questo caso la somma, potreste farla fare al database, certo. Ma diciamo la somma dei singoli prodotti, allora a quel punto, se viene più comodo ordinarli, che sono solo un ordine per la visualizzazione, tra l'altro, potete farlo fare anche Python. Ci servono altre query? Sì. E presento un menu che mostra le categorie dei prodotti. Select asterisco la categoria, mi viene scritto. Quindi, select asterisco la categoria per vedere il nome delle categorie. Poi io clicco su la categoria 1 e devo vedere tutti i prodotti di quella categoria. Select Arriva al server. Arriva al server. Come arriva al server? Arrivi con un form, che arrivi con un parametro. Arriva al server. Sì, perché ti serve l'ID della categoria, tu avrai il non è detto. Non è detto. Allora, se tu passassi, dipende cosa passi al server. Se tu al server passi il nome della categoria, categoria 1, allora lì devi recuperarti l'ID, per forza, e
e poi andare in prodotti e prendere tutto quello che ha quell'ID. Se l'ID, se il link, immaginate che sia un link, con scritto, quando clicchi sul nome della categoria vai alla pagina localhost 2.8000, 5.000, scusate, troppi framework web, 5.000 slash categorie slash 1, e quell'1 è già l'ID della categoria. Allora a quel punto il server riceve già 1, che è l'ID della categoria, allora questo non gli serve andare a fare una join perché ha già l'ID, e quindi va a prendere, dato che nella URL c'è scritto 1 ed è l'1 della categoria, che è stato creato tramite una select all su categorie, va a prendere direttamente nella query select asterisco from prodotti where ID categorie è uguale al numero che ho nella URL. No, una alla volta, in questo caso. E quello era fatto tramite JavaScript, però al clicco su categorie il sito mostra l'elenco degli articoli filtrati secondo la categoria scelta. Quindi clicco sulla prima categoria, vedo quelli della prima, clicco sulla seconda, vedo la seconda, eccetera. Infatti è un menu, non è un elenco, non è un menu, è un menu, non una tendina, è un menu. È un menu tendina, esatto, tu clicchi sul menu, poi seleziona una volta, no? Per dire. Ok. E non facciamo tempo a scriverle le pagine, però direi che ormai ci siamo. Che pagine ci servono? Piano. Allora, scriviamole. Ci serve. La home. Cosa abbiamo nella home? La cosa importante. E elenco prodotti per data con i loro dettagli. Perché abbiamo detto che non vogliamo la pagina al singolo prodotto, quindi ci serve tutti i dettagli. Con dettagli e questo vale per gli utenti loggati e per gli utenti non loggati. Per gli utenti loggati abbiamo bisogno di qualcosa in più. Più un bottone link per aggiungere prodotto al carrello. Sì. Uno ha la home con tanti quadratini e su ogni quadratino ci sarà un bottoncino che è il carrello che se sono loggato posso cliccare. E quando clicco mi deve comparire un'altra pagina, un altro qualcosa che mi chiede quanti ne vuoi. Sì, non la ricerca, è il filtro per categorie, cioè elenco di categorie sarà qua. Elenco di categorie. Sarà nella home, da qualche parte. Poi, sì, ci serve la pagina di registrazione e la pagina di login. Poi ci serve la funzionalità di logout, no? Che non sarà una pagina, sarà un bottone, un link da qualche parte, nella home probabilmente, o nella navbar da qualche parte. Poi la pagina del carrello. Preso questo oggetto e rimane là, ce l'abbiamo. Sì, la sessione. Però fra session non l'abbiamo usato noi. L'avete usato implicitamente. Il login, quando tiene l'informazione sull'utente loggato, lo mette in sessione. Quando avete scritto import session, e avete, sì, no? Flask login ha scritto import session, poi quella è una sessione client side, e va bene. Avremmo dovuto mostrarvi come si fanno server side, ma adesso questo è un tema d'esame dell'anno scorso, Sì, non ma era per garantite. capire perché ero un attimo confuso su sta cosa, era Autenticazione. Beh, qua c'è tutta la parte teorica sulla sessioni e va bene. Dimmi che c'è un pezzo di codice.
Allora, questo app config server key secret, secret key secret, crea una sessione. E vedete che lo fa su app. Non lo fa su Flask login, lo fa su app, quindi su Flask. Perché Flask di natura gestisce le sessioni client side. Che non so se qua c'è il disegnino. No, è una delle tre slide che è andata persa, che non sarebbe dovuto andare persa. Cioè, Flask di natura gestisce le sessioni lato client nel browser. C'è un'estensione di Flask che si chiama Flask Session che gestisce le sessioni lato server, che è meglio. Però, e poi, e poi tra l'altro qui usiamo Flask Session, ok. Dove è finito? Va bene, facciamo prima qua. Sì, non viene usato. Praticamente, molto semplice da usare. Questo lo fa Flask Login sotto il cofano. Quando voi fate il login, lui mette l'informazione sulla sessione. Allora, perché vi serve una sessione con login? Per ricordare ciò che è stato fatto dall'utente. Per ricordare che ci sia un utente loggato e che l'utente loggato sia X, non uno a caso, no? Ok, quindi questa è un'informazione che sta in sessione, quindi viene scambiata tra il client e il server. In Flask, per qualunque motivo che mi sfugge, perché è una scelta abbastanza non convenzionale, la sessione viene gestita lato browser, quindi ogni browser si tiene la sua sessione in quel momento e la manda al server, perché sennò Flask non potrebbe vederla. Tradizionalmente, in maniera anche più sicura, la sessione viene gestita al lato server ed è lui che la sparge poi ai suoi i suoi client, perché se uno deve revocare la sessione, lato server lo fa e le sessioni si revocano tutte. Se devo revocare le sessioni lato client, il server non può farlo perché deve essere il browser che le revoca. Però Flask ha deciso di gestire le sessioni lato server, lato client di natura. E boh, Flask Login cosa fa? A un certo punto mette un qualcosa dentro la sessione di Flask di default. Se me la togli, se mi togliessi giallo evidenziato preferirei. Però praticamente quando voi impostate un secret key, che tanto lo impostate perché Flask Login ha bisogno, Flask vi mette a disposizione un oggetto che si chiama session, in cui voi potete andarci a mettere dentro quello che volete. Tipicamente qualcosa di piccolo, anche perché è gestito lato client, quindi non è che possa essere un qualcosa. Quindi se in questa sessione ci andiamo a mettere delle informazioni, un array con dei numeri, eccetera, queste sono informazioni che vengono sempre passate tra il client e il server in maniera temporanea finché la sessione non viene interrotta, quindi anche tra più pagine del client. E poi questi oggetti si recuperano da Jinja esattamente come recuperate l'utente. A un certo punto scrivete user.qualcosa e qui scrivereste session e recuperate le informazioni della sessione. O un qualcosa del genere, lo metti lì, no? In modo che rimanga. Poi, no, la sessione è molto, non è che faccia tante cose, è una struttura dati che tiene poche informazioni, però sì, capisco la domanda. Ci siamo, dopo la domanda di un vostro collega, ci siamo in effetti accorti che tre slide, che erano tre slide di numero, sono andate perse, perché l'anno scorso abbiamo fatto le sessioni, punto, e poi il login, ripetendo metà di quello che mi ha detto nella sessione. Questa mi ha detto, no, non facciamo tutta questa cosa, che tanto poi le sessioni non servono in così tanto dettaglio. E le abbiamo condensate, però nella condensazione ci sono sfuggite tre slide, che erano Flask usa le sessioni client-side versus server-side,
Usiamo Flask Session, Flask Session si usa così, che erano le tre slide veramente essenziali di tutto ciò, però sono andate perse. Quindi non possiamo farci niente ormai, ci siamo presi una nota per il prossimo anno e sicuramente non vi chiediamo di usare Flask Session a voi, perché non l'abbiamo fatto. Però questo era un esempio dell'anno scorso dove abbiamo fatto una settimana sulle sessioni e una settimana sull'autenticazione. Quindi due laboratori diversi. Quindi vabbè, il carrello, la pagina del carrello avrà... pagina del carrello con queste cose e che avrà un form. Che altre pagine ci servono? Quella dell'utente, no? Oh, il profilo. Forse il login si potrebbe gestire nella pagina web. Il login però ha una sua pagina a sé perché ha un form. Sì, tu dici lo metto... embeddo un form da qualche parte nella home. Sì, e diciamo che è una pagina, è un modal, quindi è tecnicamente all'interno della pagina che lo contiene, però è concettualmente una pagina, nel senso che è un qualcosa che è al di fuori della home, no? Quindi queste sono pagine e funzionalità, poi come vengono implementate può essere anche la registrazione potrebbe essere un modale, no? E il logout no, perché sarà un bottone. Anche il carrello potrebbe essere un modale, cioè potenzialmente quasi tutto potrebbe essere un modale, però sono pagine che contengono informazioni separate. Ma poi come lo implementiamo è una scelta diversa. Ci manca qualcosa? La pagina per il caricamento di un articolo. Già. Pagina, caricamento, nuovo prodotto. Da dove ci arriviamo da questa pagina? Perché il testo non lo chiede. Dalla home? Sì, dalla home può essere una scelta. Sì, tanto a questa non ci arrivi se non sei loggato, no? Quindi, questa mettiamo solo se loggato, anche questo, anche questo e anche questo. Ma da dove ci arriva questa pagina? Sì. Cioè tu fai il login e poi vai nella home page. Sì. Sì, quindi comunque nella home page. Sì, se no? Sopra. Esatto. Nella home come bottone o nel profilo utente. Ha senso. E la funzionalità di logout nella home navbar. Ipotizzando che ci sia una barra di navigazione, non l'abbiamo detto, ma... Su questo che non è specificato come fare il navbar aside, possiamo fare tutto... Yes, come vuoi. Sempre tenendo le cose minimo, no? Per esempio, la pagina di caricamento del prodotto ci si può arrivare dalla home o ci si può arrivare dal profilo utente. Se tu la metti nella pagina del carrello, direi che è poco, no? Cioè, non ha tanto senso che la pagina del carrello, però... O nella home o nella pagina del profilo, invece sì, perché sono due posti. Nella pagina del profilo hai le altre informazioni, quindi ha senso aggiungere un altro, e nella home hai tutto, quindi ha senso aggiungere un altro. Quindi in questo caso il nav, cioè il base HTML non dovrebbe contenere il nav sarebbe... dato che in alcune pagine non lo carichiamo. Però puoi mettere... Posso mettere la condizione if, se l'url è uguale a... Esatto. Se, oppure direttamente user, no? Se user... perché il bottone logout potrebbe essere su tutte le pagine, no? Non è che necessariamente... però se user è... Se current user esiste, praticamente vuol dire che sono loggato, allora mostro magari il bottone login, altrimenti mostro il bottone logout. Al contrario, se current user esiste mostro logout, altrimenti mostro il bottone login che mi porta alla pagina di login, per esempio. Ok?
Però la navbar sta nella home, no? Ma allora, tu hai detto sulla navbar, no? Come prima opzione, giusto? Meno tendina. Sulla navbar, ecco. Potrebbe stare sulla navbar. Lo svantaggio vero sulla navbar è che la navbar c'è in tutte le pagine, giusto? Quindi se io sono nella pagina caricamento nuovo prodotto, ho quel meno tendina lì. Giusto, quindi io clicco lì, interrompo qualunque caricamento sto facendo e torno alla home nella versione filtrata della home, che sembra un cambiamento un po' brutale, no? Però io lo vedrei un flusso più logico, più lineare. Vado nella home, vedo tutti i prodotti e poi filtro i prodotti della home, piuttosto che solo nella pagina, appunto, caricamento nuovo prodotto e vado a vedere i prodotti di tipo informatico perdendo quello che ho scritto in quella pagina a quel punto, no? Volevo dire un'altra cosa, che credo fosse legata al fatto che ci manca una pagina. E vabbè, ci manca. Diciamo pagina richiesta numero prodotti da inserire nel carrello durante inserimento nel carrello, che può essere una pagina, un modale, un pezzo del carrello, adesso pagina, non so se l'ho richiesto. È che poi nella pagina del carrello qui ovviamente ci vuole anche funzionalità di modifica numero, modifica quantità, rimozione elemento da carrello, queste cose qua che sono scritte nel testo. O della Visa. Sì, Sì, no. potrà concludere l'ordine inserendo i dati, quindi sì. Concludere l'ordine è una pagina diversa. Quindi pagina conclusione ordine. Ci si arriva solo dal carrello con indirizzo e dati carta credito. Ecco, in questa versione, in questo testo, uno potrebbe anche dire, io l'indirizzo, i dati della carta di credito, lo metto nel profilo. E poi, quando faccio il carrello, dico, usa i dati del profilo. Questo testo non ve lo chiede, no? Quindi è una cosa in più che fareste al di fuori delle specifiche. E quindi vi chiede di inserirli nel momento in cui fate l'ordine tutte le volte. Mi veniva in mente che c'era un'altra cosa da dire su queste cose, ma mi è sfuggita totalmente. Ah, sì, la pagina dei prodotti filtrati, non filati, filtrati per categoria. Che immagino sarà una variazione, una variante della home, immagino. Però è una pagina di prodotti filtrati, magari ha un'URL diversa, magari ha cose diverse. Quindi una versione 2 della home, con contenuto un po' diverso. Ok? Allora, l'obiettivo poi di giovedì e provare a partire da questo. Giovedì facciamo 3 ore di laboratorio, turno unico, quindi tutti alle 4. Grazie. In cui l'idea è provare a realizzare un sottoinsieme di questo, magari quello che secondo voi è più utile.
complicato, più difficile. Quindi se il login, siete ormai esperti nel fare il login, lasciate perdere il login. Immaginate di essere già loggati con tutte le informazioni e provate a fare il carrello con due prodotti infilati in maniera statica dentro. Quindi in quelle 3 ore provate a concentrarvi. Opzione 1, a impostare tutto per partire. Opzione 2, partite da il test di un laboratorio, da una soluzione di un laboratorio, dalla vostra versione di laboratorio, da quello che fate in aula e adattate il modo di raggiungere la pagina del carrello per dire, perché il carrello è la cosa che vi è complicata per voi, per esempio, e quindi provate a realizzare quella funzionalità in modo da vedere se avete problemi. Quindi varie varianti, provare a impostare l'applicazione web partendo da uno scheletro vuoto e quindi pian piano costruire le funzionalità, oppure focalizzarvi su una funzionalità specifica che secondo voi è ostica e provare a implementare direttamente quella partendo da questa struttura del database e da questo elenco di pagine e funzionalità che abbiamo fatto. Un ulteriore step che non facciamo adesso è quello di, potrebbe essere quello di abbozzare che cosa c'è, non l'abbiamo scritto, no? Nella home c'è l'elenco dei prodotti, ma come diceva lui, come layout lo decidiamo noi, quindi magari ecco tirare una bozza su carta, ok, immagino una navbar qui, una barra a sinistra con le categorie, oppure con menu a tendina e a destra le cose, oppure senza navbar, senza barra a sinistra, solo con le categorie sono un unico elenco, sono una griglia 4 per quanto ne serve, 5 per, 3 per, come è fatta sta griglia, eccetera, eccetera, quindi abbozzarla anche perché poi è da fare in CSS, HTML e quant'altro. Ok? Domanda dell'ultimo minuto? No? Allora, buona serata e ci vediamo giovedì in laboratorio.